giurisprudenza, direi ormai, che è sull'argomento. E lui ha risposto con una minaccia. Ha detto: bene, io riassumo queste persone con luogo alla rappresentanza sindacale, ma non solo voglio una legge, ma vi dico che se la legge non è compatibile con le esigenze della Fiat, io delocalizzo. Qui viene in evidenza l'impatto grosso che c'è tra due entità che possono identificarsi come il bene e come il male, perché abbiamo da un lato lo strapotere della finanza internazionale che ha le sue regole, che si oppone su tutto e che si sovrappone a tutto, e dall'altro abbiamo il concetto della democrazia. Come diceva la Cappassari, abbiamo da un lato l'uomo che ha espressione e tutela dei regimi democratici, dall'altro la sopraffazione della forza bruta del denaro. E io, da modesto studioso del diritto, vorrei dire che in questo caso noi, più che di fronte a una violazione della Costituzione, ci troviamo di fronte ad una inattuazione della Costituzione. E qui ha responsabilità purtroppo anche la Corte Costituzionale, della quale ho fatto parte per 9 anni, perché noi abbiamo interpretato gli articoli 41 e 42 della Costituzione non come norme di ordine pubblico inderogabili, ma in una formulazione che fece saltare dai banchi il professor Rodotà nel 55, sulla sentenza 55 e 56 del 1968, come qualcosa che ha un fondamento nei diritti del proprietario e che non può andare oltre un certo limite di compressione. Si parlava di espropriazione. Io ritengo che anche gli intellettuali, anche gli studiosi di diritto, anche la Convenzione per i beni comuni, di cui faccio parte e sono orgoglioso di farne parte, sta studiando questo argomento, deve mettere in prima linea questo discorso. Non riusciremo mai a battere la prevaricazione della finanza internazionale se non ergiamo la barriera che erge al riguardo la Costituzione con gli articoli 41 e 42. Libertà economica è libera, l'iniziativa economica è libera, ma non può essere in contrasto con l'utilità sociale, la libertà, la dignità e la sicurezza dell'uomo. L'articolo 42 della Costituzione dice che la legge, non la Repubblica, la legge, quindi la volontà del popolo, che come la concede così la può togliere la proprietà privata, la legge stabilisce i contenuti della proprietà privata, determinando i modi di acquisto eccetera, e al fine, allo scopo di conseguire la funzione sociale. E come si fa a parlare di funzione sociale se si concede a un marchione qualsiasi di lasciare, di delocalizzare le imprese e portarle in altri? Ma credo che vadano messi in primo piano questi due elementi: da un lato lo strapotere finanziario, che è da ricondurre a un mercato con regole, come diceva Luttrak già 20 anni fa, da un lato, e dall'altro il valore della persona umana, che non può subire queste cose. Concludo dicendo che secondo me, in base agli articoli 41 e 42 della Costituzione, è indispensabile una reinterpretazione costituzionalmente orientata del diritto di proprietà privata, cosa che ha già fatto la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione con 3 sentenze riguardante le valli di pesca di Venezia. Credo che questo sia un punto essenziale e non sarebbe venuto a tediarvi fino all'ultimo minuto se non l'avessi ritenuto un tema di fondamentale importanza. Grazie.